siamo a Lizard a Milano e abbiamo riunito qualche persona che potevano parlare del freestyle e cos'è, che tipo di danza è, eccetera. Prima proviamo a vedere un po' la storia che c'è sul freestyle. Ok, freestyle, come ha detto, un tipo di danza che esiste da molto tempo, è una parola che hanno usato da molto tempo, che vuol dire stile libero. È uscito da insieme con breakdance, che però si può usare freestyle non soltanto con il ballare, skateboard, cioè perché è stile libero. Però adesso in Italia è un po' fuso perché è una misto di molti tipi di ballare da molti anni. Per esempio tu, da dove sei uscita per fare il freestyle? Io ho cominciato in Inghilterra, cioè per divertimento, una cosa da scuola ho fatto, però come ho detto prima, adesso freestyle è un misto proprio di ballare, come ha visto prima, però io ho cominciato più con jazz fusion, che è, usi molto i gambi lo stesso, come adesso con freestyle. Io ho iniziato il freestyle da più o meno da un anno e mezzo, sono uno della vecchia scuola della breakdance qui in Italia insieme ad Iron. E praticamente abbiamo iniziato tutti quanti con la breakdance, io e lui, e il freestyle lo facciamo da un anno e mezzo, guardando praticamente quello che ci danno il messaggio praticamente i video. E poi anche per conto nostro, più che altro facciamo allenamento, coreografie per spettacoli eccetera. Io personalmente ho delle radici di ballo non scolastiche come tutti gli altri ragazzi che ballano con me, e abbiamo imparato un po' per strada, un po' per divertimento nei locali, e poi è diventata una vera e propria passione che ci ha portato poi a trovare anche una forma di professionalità in questo ballo. Adesso siamo riusciti a fondere con uno stile nostro quello che è il freestyle in generale, appunto una fusione, come diceva Samantha, di molti balli sopravvenuti e utilizzati dai ragazzi di strada e nelle discoteche negli ultimi 15 anni forse. Invece io ho imparato questo freestyle in Svizzera, a Ginevra, dove ho tutti i miei amici che ballano quello tipo di ballo da 2 o 3 anni, da quando il breakdance ha parato di fare quello movimento, e hanno tutti cominciato a ballare nella strada, perché in discoteca in Svizzera non li lasciavano fare tutto quello, perché in Svizzera sono molto difficili, devi andare vestito molto chic, cravatta, e poi tutta quella gente che ballavano molto bene era homeboys, gente della strada, gente di colore che avevano pochi soldi, allora hanno cominciato nella strada e poi piano piano hanno preso un locale, hanno messo musica e alla fine ha fatto una bella storia. Io volevo sapere, per esempio, il stile di vestirsi, tutto questo, c'è qualcosa un po' di speciale? Per quanto riguarda il freestyle, così come lo stile libero nel modo di ballare, nel modo di stare insieme, è uno stile libero anche nell'esprimersi con quello che è in fondo l'impatto maggiore, quello del look, quello di vedere. Noi siamo liberi anche nel modo di vestire, utilizziamo un abbigliamento che potete trovare un po' ovunque, sia nel mercatino sia nella boutique. Tendiamo di utilizzare cose molto comode come appunto vestiti larghi, scarpe da tennis o vestiti eleganti però sistemati in un modo molto libero, come potete vedere. Tentiamo di utilizzare più colori possibili, ma non disegniamo neanche dei completi un pochino eleganti, sempre però messi non nella maniera classica, ma libera, personale, così come ci viene.
dove lo fate? Ho questo un parrucchiere molto bravo che si situa a Rimini, che si chiama Egidio, è a Via Titano. Per me è uno dei più bravi d'Italia. C'è un eroe o qualcosa così che c'è al momento con il freestyle? Abbiamo come punto di riferimento diversi artisti rap e principalmente tempo fa il numero uno, quello che l'ha tirata su, è stato Bobby Brown. Poi a seguito però quasi tutti gli artisti rap si sono susseguiti con dei ballerini sempre più bravi, sempre più professionisti. MC Hammer adesso, quando una cosa diventa commerciale, la gente non vogliono più conoscere, però ringraziare lui per far conoscere nel mondo questo tipo di balletto, poi andare avanti la pista in discoteca. Sì, anche come due ballerine francesi molto brave, Patrice e Frédéric, che ho visto ballare una volta al concerto di MC Hammer e sono restato stupendo così